che quest'anno giunge alla sua 19ª edizione. Un ringraziamento doveroso va al sindaco Ignazio Puglisi e a tutta l'amministrazione comunale, ma il ringraziamento più grande va a tutti voi per la pazienza, per la vostra presenza qua questa sera. Grazie, facciamoci un applauso. A proposito di BIP, volevo dirvi che a Piedimonte abbiamo avuto buona partecipazione a quello che è stato il fenomeno sociale della Beat Generation. E sulla scia dei Beatles, negli anni 60 nascono due gruppi che citiamo, ovvero i Dingos e i Rovers, tutte e due capeggiati da Pippo Rinaudo. Negli anni 70 nasce e si forma il complesso dei Vampiri, che segnano e riproducono in particolar modo pezzi e canzoni dei Beatles. I Vampiri diventano famosi e conosciuti in tutto l'Hinterland ionico e tineo, partecipano e tengono concerti in quasi tutte le feste di paese, diventano un po' i pupilli del nostro paese perché chiamati a suonare nei matrimoni e nelle varie feste di famiglia. Ricordo che suonavano anche in chiesa durante la messa BIT. I componenti del gruppo originario sono alla tastiera Giambattista Scidà, alla chitarra Pippo Rovatti, alla chitarra basso Gabriele Vecchio, alla batteria Pippo Malaponti e la voce del mitico Pippo Zappalà. Questa sera, dopo 40 anni, si ripropongono con alla tastiera Toni Fabozzi, alla chitarra Mario Rapisardi e Frank Marano, alla chitarra basso Gabriele Vecchio, alla batteria Pippo Malaponti e la voce è sempre quella di Joe Zapp. Buon divertimento!
si sono rimessi in gioco per amore del loro paese. Diciamo che dopo 40 anni e un'ora il ritardo che abbiamo registrato stasera, abbiamo avuto il piacere di risentire la voce di Pippo Zappalà e di tutti, che vorrei qua vicino a me, soprattutto la persona che ha ideato un po' questa serata, Pippo Malaponti. Se, Pippo, se vieni, lo dovevate vedere, io ho avuto il piacere di vederlo qua da dietro in diretta, uno spettacolo. Diamo il tempo alla dura realtà di sistemarsi, però naturalmente ai musicisti, ai vampiri, li vorrei qua vicino a me. Io vi voglio veramente ringraziare a nome di Piedimonte. Io penso che solo voi potevate di punta con il canzoniere Greganico Salentino, che ci regalerà i magici suoni della terra del Salento, per continuare poi sabato sera con Rita Botta in Acaire e poi domenica. Certo, io ora ringrazierò tutti con grazie Pippo, sei sempre puntuale, e poi domenica, con il tempo permettendo, con la classica sfilata dei gruppi folcloristici, e poi a fine serata